No, sotto il profilo della squadra assolutamente no, è una squadra giovane, un allenatore giovane, prima esperienza come allenatore in categorie professionistiche, quindi penso che meglio di così non poteva andare sotto il profilo dell'impegno, della dedizione, della concentrazione sul lavoro. Forse qualche punto in più, ecco, il fato ce l'ha tolto, sono convinto che almeno un paio di punti, 2 o 3 punti. Per varie questioni ci mancano nel tabellino. Comunque c'è tutto un girone di ritorno che, come ben sappiamo, in Serie B è quello decisivo dove saltano fuori poi i numeri che contano. Ma già qualche arrivo l'ha portato Babbo Natale, vedi di Akite ieri, no? Ci eravamo già iniziati a coprire con qualche innesto in difesa. Sicuramente arriverà qualche altra novità di qualità, solo di qualità, perché penso che la rosa sia abbastanza ben equilibrata, disegnata. In questo girone d'andata è stata studiata, approfondita dallo staff tecnico e quindi qualche innesto sarà sicuramente a servizio di qualche reparto che potenzialmente potrebbe essere migliorato. Ma l'auspicio è che anche a detta degli esperti della stampa specializzata, dei vari giornalisti sportivi, anche a livello nazionale e internazionale, affibbiano la qualità di essere una squadra che gioca bene al calcio, che cerca di giocare sempre al calcio. Ne abbiamo viste tante che sono venute a Bari a fare barricate, con alcune purtroppo abbiamo anche perso, senza far nomi, ma li sappiamo. Quindi siamo maturati sotto questo profilo, forse questo ha determinato anche qualche pareggio, però abbiamo sempre mantenuto fede al principio di giocare a calcio su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto. L'abbiamo visto anche ieri, dove negli ultimi 5 minuti abbiamo ulteriormente rinforzato il reparto d'attacco, perché è evidente che la nostra squadra è una squadra votata all'attacco e alla vittoria. Inizia la partita contro chiunque, sempre solo per vincere.